Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi sono in pigiama, pigiama in pile, che mi ha regalato il mio moroso, tiene un caldo da matti. Mi sono appena svegliata da poco e quindi ho detto sono carica per una diretta di ripetizione. Ripeto, abbiamo manuale Edises, un manuale quiz. Cerco di fare abbastanza veloce perché è proprio una ripetizione così per me. Allora, si parla di pedagogia, quindi iniziamo con l'argomento pedagogia. Che cos'è la pedagogia? Possiamo dare una definizione e dire che la pedagogia è la scienza della formazione dell'uomo e la donna in tutto l'arco della vita, quindi nella pluralità dei suoi tempi e delle sue esperienze. Quindi non si limita a un apprendimento, ad un insegnamento alla fine dell'università o alla fine del quinto anno di liceo o di istituto tecnico, ma per tutto l'arco della vita, lifelong learning. Siccome la ricerca educativa si basa su una pluralità di aspetti vastissima, la ricerca interdisciplinare del settore pedagogico si divide in tantissimi tipi di pedagogia. Per esempio, abbiamo la pedagogia speciale che si occupa di tutti i BES, bisogni educativi speciali, o di tutte quelle persone che hanno difficoltà nell'apprendimento. La pedagogia sociale che si occupa di problemi sociali. La pedagogia sperimentale che si basa sulla ricerca degli aspetti oggettivi e misurabili. La pedagogia comparativa, che va a comparare, come lo dice il nome, le nostre pratiche educative con quelle di altri paesi. La pedagogia della comunicazione, che studia gli effetti sulla persona che ha questa comunicazione. La pedagogia interculturale, quindi quella pedagogia che va a favorire la multiculturalità in un approccio transculturale. E infine la pedagogia degli adulti, chiamata anche andragogia, cioè una rieducazione, perché molti adulti vanno rieducati, e che questo proprio si pone la prospettiva del lifelong learning. Come vi dicevo prima, studiare per tutto l'arco della vita, non finché è finita la scuola o l'università. Poi abbiamo il problematicismo pedagogico, che è introdotto da Giovanni Maria Bertin, che non è altro che una riflessione sui processi educativi e sulle loro teorie. Poi abbiamo tutta una serie di termini da imparare a memoria, che sono altre discipline che potrebbero comparire nei quiz, che sono la sociometria, che studia i processi socio-affettivi e socio-cognitivi dei piccoli gruppi, la gnoseologia, che è la teoria vera e propria della conoscenza e ne studia la sua natura. Poi abbiamo una branca della gnoseologia che è l'epistemiologia, che studia i fondamenti, la validità e i limiti della conoscenza scientifica, e la docimologia, che vedremo quando studieremo la valutazione, perché appunto è la scienza che si occupa della verifica e della valutazione. Finito questo super blocco di pedagogia, ho voluto sbrigarmi subito intelligenza e creatività, perché sono due cose anche molto leggere. Prendiamo questo blocco di pedagogia che è pesantissimo, lo finiamo e poi passiamo alla valutazione. La pedagogia contemporanea, quindi la pedagogia di oggi, ha come oggetto di indagine il problema della formazione umana, quindi il processo formativo e i soggetti che ne sono implicati. Partiamo, allora, qui ci sono tantissimi nomi di pedagogisti da ricordarsi e ovviamente è impossibile ricordarseli tutti, quindi ho cercato di fare, diciamo, un qualcosa di schematico. Partiamo dagli albori. Il primo in assoluto a parlare di pedagogia è stato Sant'Agostino, con la sua opera De Magistro del 1389, che diceva che l'allievo apprende solo se dà spazio al suo maestro interiore, che in quegli anni lì il suo maestro era Gesù Cristo. Quindi, secondo Sant'Agostino, l'educatore deve favorire la ricerca interiore e la crescita intellettuale del discente. Subito dopo di lui abbiamo Comenio, questo esce nei quiz, la sua opera è Didattica Magna, che l'ha scritta tra il 1633 e il 1638, e a Comenio si rifà la famosissima frase Omnia omnibus omnino, si può insegnare tutto, omnia, a tutti, omnibus, in modo completo e appropriato, omnino. Lui si basa sulla cosiddetta pansofia del sapere, quindi un'unitarietà delle diverse forme di conoscenza. Le diverse forme di conoscenza derivano tutte da un'unica cosa. È per questo che da pansofia si passa a panpaedia, sono tutti termini latini. Ricordo che io il latino avevo quattro, quindi non so neanche come si pronunciano, ma l'importante è saperli. Quindi da pansofia si passa a panpaedia,
Quindi un'educazione universale, aperta a tutti, con un metodo che invogli, di modo che l'alunno inizi a piano piano a diventare protagonista del suo sviluppo. Lui, Comenio, dà anche una prima, è stato il primo a dare una classificazione degli ordini scolastici. Parte dalla scuola con la H, SCHOLA, scuola in latino, scuola materna, fino a 6 anni, che si basa sull'utilizzo dei sensi, sull'intuizione, e poi c'è una novità che non c'è il completo distacco dalla madre, che per quei tempi, insomma, era una roba esagerata. Il fatto che il bambino non dovesse staccarsi dalla madre era un'innovazione a quei tempi, adesso non è più così. Poi la scuola vernacola dai 6 ai 12 anni, dove si imparava principalmente a usare la lingua. La scuola latina tra i 12 e i 18 anni, che, dove si andavano ad approfondire determinati aspetti. L'accademia tra i 18 e i 24 anni, che si basava principalmente sui viaggi cosiddetti, quelli che oggi noi chiamiamo viaggi di istruzione, viaggi per conoscere il mondo, per conoscere aspetti più approfonditi. E la scuola scolarum, che è la scuola per diventare insegnanti. Quindi degli albori della pedagogia ci ricordiamo solo Sant'Agostino con il De Magistro, l'allievo apprende solo se dà spazio al suo maestro interiore, alle sue verità, che sono quelle di Gesù Cristo, Comenio con la didattica magna, omnia omnibus omnino, pan Sofia, pan Paideia e gli ordini di scuola. Dopodiché passiamo direttamente al 1700 con l'illuminismo, dove appunto c'era l'ascesa di una nuova classe sociale che era la classe della borghesia, perché a quei tempi l'educazione, l'istruzione era destinata solamente alle classi sociali più abbienti, quindi ai figli di nobili, quindi per esempio i figli di contadini, i figli dei borghesi, degli artigiani non venivano minimamente presi in considerazione. Ecco che allora la borghesia inizia a reclamare l'uguaglianza e dice anche noi vogliamo essere istruiti perché l'istruzione deve essere universale, gratuita e obbligatoria. E deve avvenire a partire dallo studio della realtà, perché l'illuminismo si basa sul lume della ragione, su tutto ciò che è razionale, sull'illuminazione dell'intelletto. Chi è il precursore, diciamo, di questo pensiero pedagogico illuminista? John Locke, Locke. La sua opera è Saggio sull'intelletto umano. Lui si basa principalmente sulla figura del gentleman, quindi dice che praticamente ogni bambino deve arrivare a essere un gentleman. E si basa sul fatto che la conoscenza deve venire dall'esperienza, quindi la nostra mente, secondo Locke, è una tabula rasa e quindi va a produrre delle idee semplici, come per esempio dei numeri o delle figure, che poi per associazione attraverso i nostri 5 sensi portano delle idee più complesse. Ha scritto anche un'altra opera, che è Pensieri sull'educazione, dove fa una proposta per le classi proletarie, che è quella delle working school, scuole di avviamento al lavoro, per prevenire la delinquenza, il vagabondaggio, l'analfabetizzazione. E quindi queste working school si basavano su un insegnamento obbligatorio accompagnato a una funzione religiosa. Il secondo pedagogista illuminista è Nicolas de Condorcet. La sua opera Memorie del 1791. È un progetto sull'organizzazione generale dell'istruzione. Lui riprende i concetti di Comenio, dice che anche per lui l'istruzione deve essere universale, gratuita, ma aggiunge anche libera, efficace e specialistica. Specialistica vuol dire che io non devo insegnare quello che dice quel partito politico che c'è in vigore in quel momento lì, illuminista. Devo essere, cercare di essere un po' generica, di cercare di dare al ragazzo un'impronta, diciamo, specialistica, indirizzarlo poi su quello in cui lui vuole credere. In questo modo qui, Nicolas de Condorcet dice, col fatto che l'istruzione ha queste caratteristiche di essere universale, gratuita, libera ed efficace, anche le classi meno abbienti si sentiranno invogliate, a prescindere dal loro sesso, a prescindere dalla loro religione o dal loro ceto sociale, a essere avviate alla professione. Quindi lui voleva garantire l'uguaglianza, la libertà e favorire la crescita sociale. L'illuminismo in generale, poi vedremo che getta le basi anche per la nascita dello Stato moderno con i principi della Costituzione italiana, ma più avanti. Quindi Locke e Condorcet, andiamo con il terzo illuminista che è Giambattista Vico, con la sua opera Scienze Nuove del 1700. Lui, questo è molto facile, si basa su un metodo che porta alla verità mediante l'accostamento di due discipline. Da un lato lo studio della storia delle scienze umane, quindi un lato umanistico, accostato a studi scientifici. Solo in questo modo
Lui dice questo discorso durante una delle sue orazioni, De nostris temporis studiorum patione. In questo modo si evita l'approccio dogmatico, okay? Solo accostando studi scientifici con studi umanistici delle scienze umane e storia. Ma ovviamente il pedagogista illuminista più importante che dobbiamo studiare è Jean-Jacques Rousseau. Lui ha scritto diverse opere, ne ricordiamo due. La prima è Discorso sulle scienze e sulle arti del 1750. Lui che cosa dice? Lui dice: l'uomo quando nasce è un uomo buono, gentile, altruista, casto, senza peccato. Quando viene a contatto con la civiltà, con la società, diventa cattivo e si macchia, ok? Come che queste sue caratteristiche di bontà e di ingenuità venissero perse. Quindi per tornare come era prima, deve tornare al suo stato naturale. Ecco allora che nasce il suo rito, questo mito del buon selvaggio, che dice che l'uomo a contatto con la natura, quindi anche il fatto di vivere in campagna potrebbe aiutare. In questo modo portiamolo in campagna perché deve tornare a quel suo stato iniziale di quando era nato, che era buono, ingenuo, casto, gentile, eccetera. Ok, in questa opera parla anche di educazione libera, quindi l'educazione deve essere basata sulla spontaneità e sulla natura, appunto sul ritorno alla sua natura. Con Rousseau la pedagogia inizia a diventare una scienza autonoma, lui è anche, ricordiamo, il precursore poi dell'attivismo, okay, che vedremo più avanti. E poi dice che la mente del bambino non dobbiamo considerare che sia una mente dell'adulto con meno facoltà, perché la mente del bambino è qualcosa di completamente diverso, è qualcosa di zero, ok? Quindi che si fa con l'esperienza, mentre la mente dell'adulto è qualcosa di già più complesso. Quindi non prendiamo la mente del bambino come una mente dell'adulto meno complessa. La sua opera principale, però, io ho detto prima quella di un discorso sulle scienze e sulle arti, ma la sua opera principale è l'Emilio. Questa è molto carina, io l'ho letto anche un pezzettino del libro su internet del 1762. Emilio era questo bambino che è il protagonista di questa storia. È il protagonista di questa storia, questo bambino che fin dalla nascita viene portato in campagna per tornare al suo stato naturale e avvicinarsi appunto allo stato naturale dell'uomo. L'Emilio, questa opera è divisa in cinque libri, ogni libro è diciamo collegato, corrisponde a una determinata età di Emilio. Per esempio il primo libro va dai 0 a 2 anni e racconta appunto come l'educatore deve assecondare il bambino. Il secondo libro va dai 3 ai 12 anni di Emilio e quindi un libro che si basa sul gioco, su tutte le esperienze che fa, diciamo anche a scuola, questo Emilio. Il terzo libro dai 13 ai 15 anni, quindi l'età dell'adolescenza, dove Emilio dovrà mitigare i suoi istinti. Il quarto libro tra i 16 e i 20 anni, dove si basa tutta la vita sociale che fa Emilio e quindi anche molto sulla dottrina religiosa, perché a quei tempi la religione era un qualcosa di molto importante. E il quinto libro tra i 21 e i 25 anni, che riguarda i viaggi, le esperienze che fa Emilio e anche un possibile matrimonio con la sua amata Sophie. Per sposare Sophie, Emilio deve tornare al suo stato naturale, quindi deve fare tutto un percorso per poter raggiungere questo tipo di esperienza. Per Jean-Jacques Rousseau, quindi l'educazione deve essere libera, come abbiamo detto prima. Deve essere quindi basata sulla spontaneità e il ritorno alla natura dell'uomo, deve essere naturale. Sappiamo già cosa vuol dire, negativa, quindi l'educatore deve togliere tutto ciò che c'è, tutti gli elementi dannosi che può avere un bambino, e progressiva, quindi l'esperienza deve essere calibrata alla capacità e agli interessi del discente. Quindi dell'illuminismo abbiamo Locke, Working School, esperienza, gentleman, Condorcet, fatto dell'educazione universale gratuita, libera, efficace e specialistica, Giambattista Vico, accostare storie e scienze umane a studi scientifici, e Jean-Jacques Rousseau, l'Emilio, opera principale, stato naturale dell'uomo, mito del buon selvaggio. Ok, educazione libera, naturale, negativa e progressiva. Poi passiamo al 1800, che è il cosiddetto romanticismo o età romantica, che è completamente diverso dai principi illuministi. Gli illuministi si basavano su tutto ciò che era razionale e scientifico, i romanticisti si basano su tutto ciò che è irrazionale, sentimentale, intuitivo. L'unica cosa che rimane in comune è,
più che altro con Rousseau, è il contatto con la natura, che anche secondo i romantici, questo contatto con la natura è benefico per l'uomo. Il romanticismo colloca l'uomo in un sistema vivente molto, molto più vasto rispetto all'illuminismo. Il primo romantico che ricordiamo è Pestalozzi. Queste opere sono facili da ricordarsi perché c'è il nome di Gertrude, che è un nome strano, insomma, un nome anche un po' ridicolo. Scritte tra il 1781 e il 1803, Leonardo e Gertrude, come Gertrude istruisce i suoi figli, con idee, esperienze e mezzi per promuovere l'educazione conforme alla natura umana e l'ABC dell'intuizione con il libro delle madri. Pestalozzi si basa sull'aspetto morale dell'educazione. Cosa vuol dire aspetto morale? L'uomo è morale quando si lascia guidare dall'amore, quando antepone il prossimo a se stesso e quando ha una profonda fede religiosa. Pestalozzi fa una sorta di metafora, non so se sia metafora o similitudine, io in italiano non vado proprio, cioè io insegno matte, ma in generale per le materie umanistiche proprio non sono portata. Comunque Pestalozzi fa questa similitudine, dice che l'educatore deve essere come un giardiniere. Come il giardiniere, il suo compito è quello di far crescere il maggior numero di fiori in una pianta, di far crescere il maggior numero di alberi in una foresta, anche l'educatore deve far sì di far fiorire il proprio discente. Lui inventa anche il concetto di scuola-città, questo Pestalozzi, per la formazione sociale dei ragazzi, e appunto anche, vedremo, anche Pestalozzi può essere, come Rousseau, considerato un precursore già dell'attivismo. Anche lui parla di educazione al lavoro. Una cosa molto importante di Pestalozzi, qua ce n'è da dire perché è stato uno molto importante. È l'educazione del cuore. Secondo Pestalozzi ci si basa su tre stati dell'uomo. Lo stato di natura, che si basa principalmente sull'istinto, quindi virtù, egoismo, interessi. Lo stato sociale, quindi quando l'uomo viene in contatto con la società, con la civiltà e quindi non sempre vivere a contatto con gli altri è un qualcosa di armonioso, ci sono gli oppressori e i deboli, gli oppressori opprimono i deboli. E lo stato morale, che è, secondo lui, il fine ultimo dell'educazione. Se io arrivo allo stato morale, la mia educazione ha funzionato. Quindi tutto ciò che accade durante il processo educativo è funzione dello stato morale. Se io arrivo allo stato morale, vuol dire che l'educazione ha funzionato. Per appunto, questi tre stati di natura vengono chiamati educazione del cuore. Secondo Pestalozzi, bisogna far convergere tre forze che l'uomo, che il bambino, ha già innate. La prima forza è il sentimento collegato all'organo cuore e quindi collegato all'area affettiva. La seconda forza è il pensiero collegato alla testa o al cervello e all'area cognitiva. La terza forza è la volontà o azione collegata alla mano e all'area psicomotoria. Che metodi didattici usa Pestalozzi? Usa il metodo elementare e il metodo intuitivo. Il metodo elementare si basa sull'uso di queste tre forze, ripetiamo sentimento, pensiero e volontà, e si basa sul principio della necessità meccanica, quindi non bisogna forzare i ragazzi, il principio dell'organicità e continuità, quindi deve essere una istruzione graduale, e un principio di vicinanza e lontananza, quindi si parte da concetti base per poi arrivare a concetti più complessi. Questo è il metodo elementare. Il metodo intuitivo invece si basa sull'esperienza e su tre concetti che intuitivo, appunto, intuitivo concetti per ordinare il pensiero, che secondo Pestalozzi sono la forma, la base della geometria e del disegno, quindi per far scoprire la realtà, il numero, la base della matematica, per quindi saper quantificare i fenomeni, e il nome alla base del linguaggio per andare a identificare gli oggetti. Quindi il primo romantico che abbiamo visto è Pestalozzi. Dopodiché abbiamo Froebel, che è il secondo pedagogista romantico di cui vi voglio parlare. Volevo fare una piccola parentesi, che io sto usando questi video per ripetermi le cose che ho schematizzato, il mio libro e tutto quanto per ricordarmi a livello di memoria. Io non sono una formatrice, cioè io non sono qui per insegnarvi
la pedagogia, non sono nessuno, cioè sono laureata in biotecnologie, sono una docente per modo di dire, perché comunque sto cercando di provare a fare questa carriera che sembra una carriera, una scalata verso l'Everest, perché credetemi, io sono 2 anni che sto provando ad avere delle supplenze, a fare cose, però è veramente difficile. Cioè in 2 anni sono riuscita a fare 4 mesi in una scuola, 1 mese in un'altra scuola e 2 settimane in un'altra scuola. Cioè, quindi è un percorso che per me sta risultando veramente difficile. Però io sono testarda e voglio provarci a tutti i costi. Poi magari rimango fregata, rimango delusa sicuramente. Io sono del segno dei pesci, poi quindi figuriamoci, sono una persona che fa delle tragedie. Se succede che non passo il concorso, se succede che non mi chiamano a scuola, se succede, ho fatto in questi mesi tanti altri miliardi di lavori per poter compensare questa mancanza, per dire vabbè, nel frattempo, mentre non mi chiamano, intanto faccio altri lavori, però non sono lavori che mi danno soddisfazione come la scuola. Quindi spero veramente prima o poi, magari non quest'anno, magari l'anno prossimo. Tra 2 o 3 anni, prima o poi riuscirci, speriamo, perché sarebbe il mio sogno. Ecco, i sogni purtroppo costano sacrifici. Scusate la parentesi, Flaubert è il secondo romanticista. La sua opera Educazione dell'uomo del 1826. Lui dice, questo Flaubert, che il bambino ha diverse fasi evolutive di crescita. La prima fase è la fase del lattante. Quindi scopre il mondo con i suoi 5 sensi, poi diventa fanciullo, dove inizia a utilizzare il linguaggio per ragionare, e poi diventa scolaro, quindi usa l'istruzione per l'uso dell'intelletto. Queste fasi educative, quindi quella del lattante, del fanciullo e dello scolaro, sono caratterizzate dai 3 campi esplorativi della religione, delle scienze e del linguaggio. Ricordiamo sempre la religione, perché a quei tempi era un qualcosa di fondamentale. Lui è ricordato sia nei test d'ingresso sia nei quiz, questo compare quasi sempre, per le Kindergarten, non so come si pronunci il tedesco, perché io conosco il francese e lo spagnolo, ma il tedesco no, Kindergarten o Giardino dei Bambini. Queste Kindergarten, quindi sono degli asili dove si usa un metodo incentrato sul gioco e sull'attività. Nel 1837 in Germania nasce il primo asilo per bimbi svantaggiati, a cui si ispira Don Ferrante Aporti per aprire anche lui in Italia il primo asilo infantile. Quindi il primo asilo infantile per bimbi disagiati è nato in Germania nel 1837, in Italia invece è dovuto a Don Ferrante Aporti con la sua diciamo, frase diciamo inequivocabile, che è "la vita educa". Don Ferrante Aporti fonda appunto questo primo asilo infantile in Italia per combattere l'analfabetizzazione e per dare anche delle norme igieniche di base ai bambini. Ultimo romantico che guardiamo è Herbart. Quindi abbiamo visto Pestalozzi, Froebel o Flaubert e Herbart. Le opere di Herbart sono Pedagogia generale dedotta dal fine dell'educazione del 1806 e Disegno di lezioni di pedagogia del 1835. Herbart si basa sul fatto che la pedagogia è una scienza autonoma e specifica e quindi arriva a diventare una pedagogia scientifica basata su 5 valori etici: la libertà interiore, la perfezione, la benevolenza, il diritto e l'equità. Herbart rifiuta l'innatismo, dice che le cose si costruiscono con l'esperienza, non c'è niente di innato, e identifica 3 tappe educative. La prima tappa la chiama piano di governo, dove è l'educatore che predomina sul discente. L'educatore può andare a limitare l'iniziativa dell'allievo, se per esempio l'educatore utilizza la minaccia e la sorveglianza, va a limitare l'iniziativa dell'allievo, perché se l'allievo vede che questo educatore lo minaccia o lo sorveglia quasi come sul fiato sul collo, cioè non è molto motivato. Oppure l'educatore può promuovere l'autoeducazione attraverso l'autorità e l'amore. Ricordiamo che autorità, cioè non autorità come sorveglianza, che è un'autorità che lascia abbastanza libertà, e l'amore. La seconda tappa evolutiva per Herbart è il piano di istruzione, dove l'educatore deve andare a stimolare l'interesse dell'allievo,
E poi c'è la tappa di autogoverno, che è una sintesi tra volontà e giudizio. Herbart è molto importante anche perché inizia a classificare gli interessi del discente in interessi conoscitivi e partecipativi. Gli interessi conoscitivi sono legati alla sfera umanistica, quindi sono, gli interessi conoscitivi sono legati, sono oggettivi e quindi sono legati alle discipline scientifiche, mentre gli interessi partecipativi sono soggettivi e legati alle discipline umanistiche, come italiano, storia. E poi lui dice che l'insegnamento si sviluppa in gradi formali, quindi fate finta di vedere una scala, una sorta di scala che uno deve scalare. Il primo gradino per insegnare, per, come metodo di insegnamento, è la chiarezza, cioè il docente deve descrivere l'oggetto come se l'allievo potesse vederlo, ma in realtà non lo vede. Poi l'altro gradino è l'associazione, quindi chiarezza, altro gradino associazione dell'oggetto con quello che il ragazzino già conosce. Terzo gradino, sistemazione, iniziare a creare dei legami, delle connessioni, delle relazioni con altri concetti che già si sanno. Quarto gradino, metodo, metto in pratica, quindi applicazione pratica di ciò che ho appreso. Quindi chiarezza, associazione, sistemazione, metodo. Ripeto, chiarezza, associazione, sistemazione, metodo. Quindi come romantici, per fare un recap, abbiamo fatto Pestalozzi con la sua aspetto morale ed educazione del cuore, con l'uso delle tre forze, lo stato di natura sociale morale, il metodo elementare intuitivo, Frobel con le kindergarten e le fasi di lattante, fanciullo e scolaro, queste kindergarten a cui poi si è ispirato Don Ferrante Aporti per fondare l'asilo infantile in Italia, e Herbart con appunto le tappe educative del piano di governo, di istruzione e di autoeducazione, la classificazione degli interessi in conoscitivi, cioè oggettivi legati alle materie scientifiche, partecipativi, cioè soggettivi legati a quelle umanistiche, e l'insegnamento in gradoni, chiarezza, associazione, sistemazione, metodo. Ultimo argomento di oggi e poi vi lascio, ho cercato di fare una diretta molto veloce e easy perché sennò perdo troppo tempo. Passiamo, quindi abbiamo visto gli albori con Sant'Agostino e Comenio, poi abbiamo visto l'illuminismo con Locke, Nicolas de Condorcet, Giambattista Vico e Rousseau, il romanticismo con Pestalozzi, Flaubert e Herbart, e adesso andiamo al positivismo. Positivismo, nato sempre nel 1800, introdotto da Henri de Saint-Simon, il positivismo riprende sia il pensiero illuminista, quindi fiducia nella scienza, sia il pensiero romantico. Sono solo due, per fortuna, i positivisti che dobbiamo ricordarci, sono Auguste Comte e Roberto Ardigou. Partiamo da Auguste Comte, ricordato anche perché è il fondatore della sociologia, ma è anche il fondatore del positivismo. Lui scrive la sua opera Corso di filosofia positiva, che è il manifesto proprio del positivismo. Comte è famoso per una sua frase che è: non ci può essere scienza se non di fatti. E questa frase ci dice tutto, perché lui ci fa evincere che utilizza la ragione come guida e la conoscenza come elemento essenziale. Nella sua opera Discorso sullo spirito positivo del 1844 contrappone tutta una serie di termini per far capire che cosa intende lui per positivismo, quindi contrappone il termine positivo, che per lui vuol dire reale, al termine chimerico, che vuol dire fantasioso, contrappone utile a inutile, contrappone certezza a indecisione, contrappone preciso a vago. Secondo Comte, la conoscenza si basa sull'osservazione dei fatti, sulla somiglianza e quindi la successione degli stessi, e quindi ricostruisce la realtà su basi scientifiche. Secondo Comte, lo sviluppo di un individuo ha tre fasi, tre stadi, che coincidono con gli stadi in cui è passata l'umanità. Quindi il primo è uno stadio teologico, quindi l'uomo è incline a tutto ciò che è irrazionale, a tutto ciò che è inaccettabile, inaccessibile, straparlo, e quindi è una sorta di stadio fittizio. Il secondo stadio è uno stadio metafisico, quindi è un'evoluzione del teologico, quindi è sempre basato sull'astratto ma si argomenta. E poi il terzo, che è lo stadio positivo, che si basa appunto sulla conoscenza, come abbiamo visto prima. Secondo Comte, l'educazione europea si può sostituire con questa educazione positiva conforme alle esigenze della civiltà moderna. Quindi ecco che quando iniziamo a parlare di metafisica, se c'è una domanda del quiz che dice chi è che
inizi a parlare di metafisica è Auguste Comte. Dopodiché abbiamo Roberto Ardigò, che è uno dei padri della psicologia scientifica ed è uno dei padri della parola abitudini. Abitudine vuol dire acquisire dei comportamenti certi. Lui parla di confluenza mentale in queste sue opere. Non ho scritto l'opera in realtà qua. Vabbè, tanto con tutte quelle che ci sono da ricordare, figurati se ricordiamo queste. E confluenza mentale, lui appunto sempre ricollegandosi alle abitudini dice che non tutte le abitudini sono educative. Come metodo, che metodo usa? Innanzitutto usa un metodo intuitivo, dove quindi un metodo pratico dove i ragazzi si mettono in gioco e sperimentano con l'osservazione. Questa intuizione può essere di tre tipi, può essere un'intuizione diretta naturale che si basa sull'osservazione sul gioco libero, oppure una intuizione artificiale dove il maestro porta ad alunni le esperienze già fatte in passato, oppure l'esperienza indiretta che viene l'intuizione indiretta che viene usata solo quando non è possibile usare quella diretta, ed è il cosiddetto insegnamento parlato. Lui utilizza un metodo di insegnamento induttivo alle elementari e deduttivo alle medie. Questa esce nei quiz, differenza tra metodo induttivo e deduttivo. Metodo deduttivo, parto dal generale per arrivare al particolare. Esempio, parto dalla formula del delta, che è la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, per poi dire che le equazioni di secondo grado possono essere spurie, dove manca il termine C, pure dove manca il termine A, oppure complete. Quindi parto dal generale, da un tipo una formula generale, per poi andare nello specifico. Metodo induttivo, parto dallo specifico, quindi parto dal fatto che allora questa equazione qui è spuria perché manca il termine C, A più B, E. Quindi parto dal fatto che le equazioni di secondo grado possono essere purie, spurie o complete, per poi giungere al generale, quindi per poi darvi una formula generale che ve le fa risolvere. Esempio per farvi capire meglio. Quindi Ardigò utilizza un metodo induttivo, quindi dallo specifico al generale per le elementari, e un metodo deduttivo dal generale allo specifico per le medie. E poi altre caratteristiche appunto di questo metodo di Comte è che lui dice che bisogna spiegare poche cose per volta, usare l'intuizione come abbiamo detto prima, qui diretta, artificiale o indiretta, usare l'oggettività, passare da tutto ciò che è noto a tutto ciò che è ignoto, ritornare oltre che spiegare poche cose per volta, anche ritornare sullo stesso argomento più volte e anche studiare casi nuovi, applicazione a casi nuovi, e lui si basa anche sempre su un'etica laica. Diciamo che Ardigò lo possiamo riassumere con attività più esercizio più abitudine. Io mi fermerei qua. Ricapitolando che cosa abbiamo fatto oggi, abbiamo dato la definizione di pedagogia, abbiamo visto quanti tipi di pedagogia esistono, sociale, sperimentale, speciale, comparativa, comunicazione interculturale, adulti, problematicismo pedagogico, tutte le serie di discipline che studiano i processi, quindi la sociometria, la gnoseologia, l'epistemologia e la docimologia. Siamo partiti dagli albori, quindi 1300 e 1600, abbiamo visto il primo, gli albori abbiamo Sant'Agostino, con il De Magistro, con il maestro, proprio maestro interiore, Comenio con la didattica magna, Omnia Omnibus Omninum, la Pansofia, Pampaidia e i primi ordini di scuola. Abbiamo visto l'illuminismo del 1700 con Locke, il precursore che si basa sulla figura del gentleman e nelle working school. Abbiamo visto Nicolas de Condorcet col fatto dell'istruzione che deve essere universale, gratuita, efficace, specialistica e libera. Abbiamo visto Giambattista Vico che affianca le scienze umane e la storia ai studi scientifici per evitare l'approccio dogmatico. E abbiamo visto Jean-Jacques Rousseau con lo stato naturale, con il mito del buon selvaggio, con l'Emilio e le caratteristiche che per lui deve avere l'educazione, cioè libera, negativa, naturale e progressiva.
Dopodiché siamo passati all'età romantica, quindi tutto ciò che è relazionale, sentimentale, intuitivo, con Pestalozzi, aspetto morale dell'educazione, educatore uguale giardiniere, concetto di scuola-città, concetto di educazione del cuore con lo stato di natura, lo stato sociale, lo stato morale, che è il fine ultimo dell'educazione, le tre forze che il bambino deve usare, che ha già innate in sé, sentimento, pensiero e volontà collegate a cuore, testa e mano, collegate a aria affettiva, cognitiva e psicomotoria, e poi due metodi che ha usato, elementare e intuitivo. Abbiamo visto Flobel con le fasi evolutive da lattante a fanciullo a scolaro e la nascita delle kindergarten a cui si è ispirato Don Ferrante Aporte per aprire il primo asilo infantile in Italia, e poi Herbart con le tappe educative del piano di governo, del piano di istruzione e del piano di autogoverno, gli interessi conoscitivi e partecipativi e l'insegnamento in gradoni formali, chiarezza, associazione, sistemazione e metodo. Con questo vi saluto, ci vediamo domani mattina per un'altra diretta su, andremo avanti sempre con la pedagogia, perché ragazzi io me la voglio sfrigare, cioè c'è talmente tanta roba da sapere che più la ripeto e più mi entra in mente. Quindi domani parleremo di tutti quelli, quindi funzionalisti, attivisti, che sono tantissimi, quindi le caratteristiche del funzionalismo con le nascite delle scuole nuove, le caratteristiche di queste scuole nuove, gli attivisti, tra cui abbiamo Claparède, De Croly, Maria Montessori, John Dewey, Don Bosco, Don Milani e Cusini. È un argomento vastissimo, quindi domani facciamo principalmente solo attivisti, perché sono tanti e ricordarseli tutti è impossibile. La diretta successiva ancora faremo tutti i comportamentisti, quindi Pavlov, Watson, Tordick, Skinner e anche i neocomportamentisti, quindi quelli che sono comportamentisti ma sono già un po' più evoluti, quindi Tolman, Bandura e Bloom. E poi un'altra diretta ancora faremo il cognitivismo, ok? Cognitivismo, quindi tutta la Gestalt, questo è un argomento che so pochissimo, quindi la devo ripetere e ripassare, la Gestalt, Piaget, Vygotsky e Brunner. Diciamo che Piaget, Vygotsky e Brunner, oddio, Piaget e Vygotsky li possiamo fare anche nella stessa lezione, Brunner è lunghissimo. Diciamo che tra quelli che so meglio c'è Brunner, perché Piaget e Vygotsky, una volta che ho studiato le varie tappe evolutive, il gioco e tutto, cioè bisognerebbe questi qua approfondirli da matti, ma vi dico la verità, io non ne ho più voglia, cioè nel senso sono 3 mesi che studio, che faccio schemi, che ripeto quello che so. Finito tutto questo baradam, il discorso sull'intelligenza l'abbiamo già fatto, il discorso sulla creatività l'abbiamo già fatto, ok. Ovviamente intervallerò e finiti questi macro argomenti farò anche dei quiz, delle dirette quiz anche per me con il libro dei quiz. Vorrei fare anche una diretta in breve sull'aggressività in età scolare e sul fatto dei conflitti, delle nevrosi, delle psicosi, dei biomi, le psicoterapie, i problemi che ci sono in adolescenza, e poi si passa alla valutazione, ok? Tutto ciò che riguarda la valutazione. All'ultimo farò purtroppo un excursus sulla normativa, che ragazzi, se volete prendervi il libro, io adesso sto pensando di prendere il libro o sempre della Edises o della NLD sulla normativa, giusto per capirci qualcosa. Diciamo che alcune leggi le ho già studiate, altre c'è da ricordarsi, sono impossibili, quindi diciamo che la normativa la vorrei tenere per ultima, proprio per il fatto che sono talmente tante le norme che se io le studio adesso, il concorso per dirvi è a marzo, adesso non so, ho detto una strada a caso, io ora di marzo non mi ricordo più niente, quindi faccio tutto il resto e la normativa la tengo all'ultimo, perché così è più fresca, ecco, questa è una piccola tecnica. Ci vediamo domani con funzionalismo e tutti gli attivisti. Un bacione, una buona giornata. E se avete qualsiasi domanda scrivetemi qua in chat, che poi vi risponderò in un secondo momento, quindi facciamo finta che voi non abbiate capito bene il discorso di confluenza mentale, non avete capito bene il pensiero di Locke, non avete capito bene che cosa si intende per, che ne so, cosa abbiamo fatto oggi, il ruolo delle abitudini o insomma una qualsiasi cosa che non vi è chiara, scrivetemi che poi io in un momento successivo
vi contatterò, insomma, vi risponderò. Mettetemi like, mettetemi cuori per far crescere un po' questo canale che piano piano, insomma, sta crescendo, anche se con fatica. Diciamo che non lo faccio per farmi vedere, però, insomma, se anche arriviamo a una ventina, 20-30 iscritti, sarebbe carino creare anche una sorta di gruppo studio gratuito dove ci si scambiano un po' le informazioni. Va bene? Buona giornata, ciao ragazzi.